Ma quindi questa nuova pista di Kiev com'è? Ciao a tutti draghi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente sono riuscito a provare la Kiev nuova dopo un periodo di brutto tempo che sembrava infinito. Ho cercato di organizzare più e più volte una girata in settimana per provare il nuovo tracciato che ormai da qualche mese è disponibile a tutti a Motocross Kiev. Un tracciato rivisto in alcuni punti, sistemato in altri, con l'aggiunta anche di un enduro track che non ho avuto ancora occasione di provare, quindi sicuramente riapprofondiremo la prossima volta. Questa domenica sono stato in compagnia dei miei amici e sono andato appunto a provare questa nuova pista che vi devo dire ragazzi, sono super super contento di questo nuovo layout, un layout che permette diciamo sia a chi va forte e a chi va piano di girare insieme senza creare troppi momenti di confusione dove ci si trova magari mezza pista libera e poi tutti imbottigliati in un punto, perché Alberto ha fatto davvero delle modifiche molto mirate con degli appoggi molto larghi, delle linee molto ampie, scorrevoli, dove chi non ha voglia di disturbare, come il sottoscritto, va largo e lascia tutto il tempo a chi va più forte di tenere la linea migliore, di quindi inserirsi all'interno e di lasciarsi passare senza doversi fermare, piuttosto che comunque girare sempre con un occhio di riguardo in più. Non ho esagerato, quindi non ho fatto giri della Madonna, ho cercato di tenere sempre piuttosto delle linee esterne belle scorrevoli. È un po' che ero fermo dall'ultimo video che avete visto, quindi praticamente mi sono fermato ancora un mese. Non sono scuse, non perché prima andassi più forte, ma purtroppo la situazione è quella che è. E come si può ben vedere dal video, la pista l'ho trovata fantastica. Weekend del 1° novembre con tantissime moto. Io ho avuto, diciamo, un po' l'astuzia di girare la domenica, quindi l'ultimo giorno del weekend e di conseguenza il giorno con meno casino, diciamo, perché tutti gli stranieri hanno caricato e se ne sono andati. Ho trovato delle condizioni di pista davvero davvero belle, una pista dura, non troppo sabbiosa. Nel senso dura, un mix non troppo morbida, poche buche, pochi canali e le sponde esterne tirate a pennello che a me fanno veramente impazzire. Quando Kiev ha le sponde così belle io godo sempre. Altra cosa da dire, il lavoro fatto sulle rampe dei salti, anche qui si è notato fin da subito, rampe belle morbide, belle costanti, che non sparano in maniera strana anche a fine giornata, dopo tutto il giorno che le moto hanno girato. Si trovano davvero pochi gradini, quindi anche qui veramente complimenti ad Alberto per il lavoro svolto. Salti praticamente per tutti, non c'è distinzione, non c'è difficoltà davvero per nessuno a farli. Panettoni semplici con atterraggi belli lunghi che perdonano, rampe che comunque se vuoi saltare salti, se non vuoi saltare arrivi piano, copi il salto e vai via tranquillo, quindi veramente un lavoro eccezionale e sono davvero davvero super soddisfatto. Vi consiglio di andare a provarla se non lo avete ancora fatto. Ma oggi voglio lanciarvi anche una sfida. Adesso vi farò vedere un giro intero che ho fatto, semi chiamiamolo lanciato, facendo soltanto le traiettorie esterne. Voglio lanciare una sfida a voi che guarderete questo video e vi sfido a fare un tempo migliore del mio girando solamente tutte le curve esterne. Mi taggerete qua sotto o su Instagram o su TikTok dove volete e poi vedremo chi la lancia più forte andando soltanto largo. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non è un video sicuramente lunghissimo, sto lavorando per portarvi qualche altro contenuto quest'inverno, sperando nel meteo che sia un pochettino più clemente. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commentino qua sotto. Da me è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Bella!